Felipe Cardena, multi-name artist, come il noto collettivo Wuming, collettivo di letteratura, oppure alla Banksy. Nessuno sa la sua vera identità o se sia un'unica identità. Felipe Cardena ha anche una propria crew che lavora in tutto il mondo. Dal 2005, momento in cui fa la sua comparsa in Italia nella mostra Miracolo a Milano, a Palazzo della Ragione, ha poi esposto nei principali musei e eventi, compreso la Biennale di Venezia. Parlano di lui i più importanti e blasonati autorevoli critici d'arte, quali Gillo Dorfles, Philippe Daverio, Vittorio Sgarbi, e si trova in diverse svariate pubblicazioni. La poetica è quella di un power flower, quindi un kitsch consapevole, quindi la resa di qualcosa di estremamente impattante e colorato, ma molto molto ricercata, con l'inserimento al centro spesso di una figura molto importante e riconoscibile, un'icona pop o un'immagine nota della storia dell'arte o di quello che è la cultura di diversi popoli e religioni. È proprio questa multietnicità, è questa varietà di linguaggi e culture che contraddistingue questo grande artista, questo progetto artistico e culturale che coinvolge anche vari ragazzi in varie città d'Italia e del mondo. Ultima la Felipe Cardena Car, solo in ordine cronologico, per la targa Florio, esposta durante un grande evento Swag Revolution a Palermo, capitale della cultura 2018.